Ciao, il mio nome è Miriam Tomasuolo e sto finendo il mio dottorato in economia e finanza presso l'Università Cattolica. Sono la vincitrice, dei fondi di ricerca che la Fondazione Franceschi ha messo a disposizione con il bando del 2018 e, con questi fondi ho portato avanti la mia tesi di dottorato, il cui argomento, ha riguardato il comportamento dei giocatori d'azzardo. Da un punto di vista di economia comportamentale. Questo è un argomento che a me sta particolarmente a cuore, perché oltre ad essere un tema molto delicato, ha riguardato una mia esperienza personale. Difatti, io durante i miei studi universitari ho lavorato per parecchi anni in alcune agenzie di scommesse. E quindi questo mi ha permesso di vivere a stretto contatto con questo contesto, con il contesto del mondo d'azzardo. E ho accumulato per tutti questi anni tutta una serie di domande e, se vogliamo dire, intuizioni sui possibili meccanismi che sono alla base dello svilupparsi poi di questa dipendenza. Quindi durante la mia tesi di dottorato ho usato di tutte queste domande e intuizioni per poi sviluppare tutto il progetto. E posso dire quindi di essere doppiamente soddisfatta perché portare avanti questa ricerca mi ha permesso di applicare i miei studi, le mie conoscenze, per rispondere in modo scientifico, in modo rigoroso, a delle domande che erano sorte spontaneamente da una mia esperienza personale. Quindi sono molto contenta di quello che è stato.